per poter marchiare un CETA, perché sia un prodotto costruito, bisogna determinare anche qual è la sua reazione al fuoco. La sua fuoco per i prodotti sulla porta di marcatura CE è descritta in maniera universale, uguale per tutti i paesi della comunità europea. E non è più quel numero di mercato 1, 2, 3, 4, 5 che abbiamo visto prima. È una classificazione un po' più articolata. Il decreto di sanità decide per te. Ha detto, signori, poi dal diritto del corpo di materiale lo andiamo a descrivere come il sistema europeo per i prodotti sottoposti a marcatura CE. Allora, posso dire che i miei prodotti devono essere sottoposti comunque a dei test, che sono dei test diversi rispetto al sistema italiano, per cui vado a fare dei test differenti. Sul mentre nel sistema italiano hanno tutti i prodotti in piccola a grande scala, cioè se qui in una tappa questa si prende un campione analogico da poco che succede quando c'è del fuoco, c'è tutta una serie di parametri che non so specificare, però sono tutte quelle di lì che sono test diversi sul credito, infatti non è vero, perché non c'è questa rispondita esattamente per la grande analisi della seconda, perché i test sono diversi. Allora, quando si applica la classificazione europea ai materiali da costruzione, ai materiali sottoposti a marcatura CE, per cui a questo punto tutti i materiali che non sono materiali da costruzione, che non rientrano nella direttiva prodotti da costruzione, questo in realtà sono da aggiungere, da aggiornare con la direttiva CTA che è uscita recentemente, ma non cambia nulla, non sono in teoria classificati con sistemi europei, avranno ancora il sistema italiano, per cui dice Fendagi, Bobrimo, tutti avete ancora il sistema italiano, anche non che ancora qualcuno hanno questo sistema italiano di classificazione. Perché? Perché i prodotti della costruzione rappresentano circa il 30% dei prodotti che voi utilizzate nell'ambito della prevenzione di incendi. Non vi coprono tutti, per cui è importante conoscere ancora il sistema italiano e come funziona come prodotto. Come viene classificato il materiale? Ci sono tre indici di solito, sono sempre tre indici. Il primo indice va da 1 ad F e indica la combustibilità, è un po' meno simile, è un po' simile a quello che succede con il sistema italiano, da 0 a 5. Allora, a 1, prodotto incombustibile, corrisponde alla nostra vecchia classe 0 italiana. A 2, no F, prodotto che ha un comportamento a fuoco indeterminato. Poi, a questo numero qua viene aggiunto un pedice, perché anche qui la classificazione europea distingue l'uso che si fa del prodotto. Se il prodotto è usato a pavimento ci sarà un pedice FL che sta per floor, se il prodotto viene usato a parete non c'è nessun pedice, va bene, a parete soffitto, se invece è un isolante lineare viene usato il pedice L, se è un cavo viene usato il pedice C. Vabbè, questa è il primo uno. Poi c'è una vi faccio vedere effettivamente un po' le distinzioni dei vari prodotti. Poi ci sono altri due pedici, vi faccio vedere qui, che sono uno che riguarda altri due pedici, altri numeri, uno che riguarda il fondo di fumo e uno che riguarda il gocciolo di fumo. Cioè per ogni prodotto viene descritto quanto fumo fa, quanto fumo fa questo prodotto, per cui S1 vuol dire che potrebbe fare poco fumo, essere arrivato, e quanto gocciolamento di 0 poche gocce. Di due gocce cadenti che sono determinate. Se vedete i filmati sul flashone, tenete conto di come le gocce cadenti cadendo su altro materiale combustibile quando di nuovo riescono di nuovo vincere. Perché una classificazione un po' complicata. A 2 S1 di 0, B S1 di 0. Vedete che ad esempio questa per i prodotti da parecchio, da soffitto. Questa è la classificazione per i pavimenti, c'è la stessa distinzione che c'è sul sistema italiano, dove non c'è il gocciolamento perché il pavimento non mi interessa quanto tempo lo fa gocce, però vedete che c'è il pedice FL. Per gli isolanti lineari c'è sempre questa classificazione PCL con i 3 inci e anche per i cavi, addirittura c'è un indice più legato in caso. Vedete che è una classificazione molto più complicata. Non è così immediata, così semplice come il sistema italiano. Il sistema italiano, più il numero cresceva, più il materiale era pericoloso dal punto di vista incendio. Qui
facciamo caso, ad esempio, per me, come siamo da 6 passi con italiane a 40. Voi lo
possedete e vi crea uno stato incombustibile sul mercato da poco, perché questa vernice, per cui qualcuno, molti li usano per riqualificare le vie di esodo delle scuole di ospedale. Sapete che in una via di esodo il 50% delle superfici deve essere in classe 0 di deforestazione, anche le regole che ora, se la questa via di esodo è stata realizzata con le rafiche a congesso, non ci state bene come essere a poco, perché è classe 1 o a 2 col sistema italiano, invece di essere col sistema europeo, invece di essere a classe 0 o a 1. A quel punto cosa bisogna fare? Bisogna sostituire le altre con le altre combustibili. L'alternativa potrebbe essere quella di stendere questa vernice su delle altre che ha congesso. Create quella superficie incombustibile che mi viene chiesta dalla regola tecnica del piano. Se ritorno nell'ambito della prevenzione di incendi, la prevenzione passiva avete i tonaci antincendio, che usavano sfruttare su pareti e soffitti per fare la protezione antincendio, sono quasi tutti o a base di aliroccia, o a base di vermicubiti, o a base di cemento. Sono tutti incombustibili, rientrate tutti nella categoria 1 di lavoro. Le vernici 900, le vernici 200, siamo a questa categoria qui, categoria F. Perché? Perché il principio di funzionamento del vernice tumescente è completamente diverso rispetto all'intonaco elastico. L'intonaco elastico garantisce la protezione dell'incendio perché sono materiali liquidi, vapore acqueo, all'aumentare della temperatura dovuta all'incendio rilasciano il vapore acqueo e proteggono ciò che è dietro. Discorso diverso è quello delle vernici perché all'aumentare della temperatura queste partono a 100-110 gradi e le vernici cominciano a muoversi. Lo serio, sono miti che sono amanti di come è fatto. C'era uno speciale che faceva vedere come funziona la vernice tumescente, che aveva anche 4-5 cm di spessore, a parità in corrispondenza magari di un tratto di vernice di 1 mm, cioè anche da 4 cm di spessore spazio. Per cui lì la reazione a fuoco è elevatissima, devono reagire in corrispondenza dell'incendio, per cui abbiamo una classificazione di solito che rientra già sei più bassi. Questi sono i materiali che voi avete, con cui volete lavorare nell'ambito della prevenzione del incendio, come dicevo, che sono i materiali che non hanno bisogno di classificazione dal punto di vista incendio. Questo può essere per il sistema europeo. Manca il minuto di fatto, se volete facciamo pausa che fare, come 10 minuti, tanto diciamo, devo finire finalmente, poi quando sono le 4, 10 riprendiamo con il tema. A comune un po' di carattere.